Sinceramente, tutto a posto? Giuro, giuro, benissimo. Se no, andiamo col barucco. Ok, adesso facciamo in modo un po' diverso. Guarda il crocifisso. Guarda il crocifisso, è fantastico. Ti piace il crocifisso? Bellino. Semplice. Ok, fissano, se vuoi per fissare la luce, quello che non so se cos'è una luce, cos'è una luce. Quando fate questo, ci sono in genere due possibilità, o che gli occhi cominciano a vibrare, o che rimangono come fissati, ok? Può anche succedere che tutte e due le reazioni avvengono. Chiudi gli occhi. Vedete? Non devo ancora fare niente. Io. Sfarfalla. Sfarfalla. Un'altra cosa che potete fare è prendere le dita così, metterle qua, e con l'altra mano dietro. Così. Ok, vai a vedere, vai a vedere, vai a vedere. Vai a vedere. Non lo far vedere un po' di più, ma lo vedi per lo stesso, mi lascio andare. Poi, quando voi fate questo, ovviamente io vi sto facendo vedere una parte dell'ipnosi, ma voi potete anche usarlo per usare delle metafore, no? Quando uscite un po' dal non verbale, potete cominciare a dire delle cose sul suo tema, potete dire delle cose che sono inerenti al tema. Allora tu mi hai raccontato che stamattina avevi quel problema con la macchina, però ce l'hai fatta, sei riuscito ad arrivare qui, nonostante lo stress, no? Per dire. Ma potete anche usare una metafora, no? Potete dire, per esempio, domani parleremo più delle parole, però immagina che sei come un fiume che scorre dalla testa ai piedi, sono dei sassi, e mentre scorre come ogni fiume incontri dei sassi, e normalmente l'altra scorre sono stati sassi, giusto? Però può esserci dei sassi che magari sono più grandi, fatica l'acqua, magari comincia l'acqua a pensare, o magari dipende da me che queste cose non funzionano, o che ci vuole così tanto, però prima o poi scorre l'acqua continua. E quando arriva al mare, il mare non è che ti dice, beh, ci hai messo così tanto, allora non funziona, no, il mare ti accoglie comunque, se comunque bene accolto, va benissimo, perché tu sei l'acqua, non sei i sassi, non sei i problemi che hai, eccetera. Quindi sei sempre benvenuto ed arriverai in questo posto dove ti sentirai sempre meglio, a tuo agio, quello che tu sei veramente. Ora prendi tutto quello che si faccia un po' misto, prendi tutto quello che hai bisogno, stringi, 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 forte, 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 vai, 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 vai.
bravo, bravo, butta, 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 vai, 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 vai. Bravissimo qua. Vai, vai, vai. Io non lascio andare. Ok. Quando fate questo lavoro, mi raccomando, allora lui si lascia andare, lui fa quello che deve fare, non perché voi siete i bravissimi ipnotisti, ma perché ha bisogno di questo. Quindi ricordatevi sempre questo, perché magari con uno non funziona così, vi sentite cattivi ipnotisti, no. A seconda della persona, e lui è la persona più importante in questo momento, non il vostro ego, wow, adesso, ma chiaro, mi fa piacere se funziona, no? Anche davanti a voi, però la persona rimane sempre lui, giusto? Sì. Ok, conto 3 all'1, all'1 riapri gli occhi, torni qui, non devi dire niente che non vuoi dire, 3, 2, 1. Adesso tu immagina di andare, che ne so, in un paesaggio e vedi quell'albero, cioè se tu fai proprio una specie di trauma, non so come dice, un viaggio ipnotico, può essere che la persona magari ti dice beh io odio l'erba perché sono allergico, però generalmente questa cosa qua del fiume, siccome io gli propongo lui di essere un fiume, è un po' diverso perché non è lui che va in un posto ma è lui che è quella cosa lì, come essere tu sei un albero, capito? Tu sei un albero, tu sei un... A me ha fatto una metafora dell'acquario, io che odio l'acqua e i pesci. Ma che cazzo è? L'ho avuto anche io in un corso dove stavo imparando. Ho fatto un corso a Milano con questi coraggi. Ti ha detto sei in un acquario, ma fanculo, un acquario. Sì, a volte chiaro può succedere, dovete stare attenti. Mi ha dato fastidio. Oggi non usiamo tanto le parole, però quando magari dite alla persona vai in profondità, se voi gli dite vai in profondità come se stessi in quella cantina lì, state attenti, quando ero bambino nella cantina c'erano tutti i cacalai, questo fa parte dell'intervista che tu fai un breve anche prima, esatto, alcune cose però magari non te le dici, non lo sai, no? Quindi devi stare un po' attento di non usare cose troppo, o se non un ascensore vai su e giù può essere un problema, ok, però ti ripeto